Va bene, grazie per questo intervento e per le citazioni che ho brevemente fatto. Passiamo Erano timidissimo di magari puoi sempre intervenire, puoi sempre intervenire anche facendo le domande alle nuove presidente, alle più giovani, quelle che stanno, perché non lo vogliamo, perché sennò dice adesso No, noi ci no, siamo, i tempi sono peggiori, sono stati i tempi per, perché effettivamente è così, ci sono stati veramente momenti belli, gli anni 90, almeno per me, parte degli anni 80, degli anni 90, che come ho detto prima, la collaborazione che c'era, l'entusiasmo, ma soprattutto per la Sagra dell'Uovo, per forse come prologo siamo andati alla Sagra dell'Uovo, sono gli anni, veramente sono stati gli anni più belli, di partecipazione proprio totale di tutti, di tutte le associazioni, ma anche di tutto il popolo slovacco. Poi succede sempre così che poi si sale, si sale, si sale, a un certo punto c'è una fase di discesa, così come succede anche fisiologicamente la donna, insomma, abbiamo il momento buono nostro per poterci impegnare, quindi perciò mi rivolgo soprattutto alle giovani, adesso sono giovani, hanno l'età giusta perché i figli non sono troppo piccoli, perché magari hanno le famiglie dietro che possono dare una mano, o comunque soprattutto perché i figli non sono troppo troppo piccoli, sono abbastanza grandi, perché io li vedo che mi aiutano, collaborano, stanno insieme alle mamme per quando fanno delle attività e quindi non li scoraggiamo tanto perché effettivamente la situazione non è quella di una volta, però insomma, L'associazionismo, però ecco, se in noi, questo ecco, se noi l'associazionismo siamo ha una qua, grande se noi siamo qua funzione. ed ancora resistiamo e cerchiamo anche, molte volte ci siamo proprio per dare l'esempio, per dare l'aiuto alle nuove generazioni, qualcosa servirà pure questo impegno, se Certo. no che in questo impegno, questa partecipazione attiva significativa servirà solo al vice sindaco, non penso, anche lei ci dirà se veramente serve o non serve questa, perché io ho fatto una grande esperienza, ma quindi voglio dire, qua dobbiamo vedere come un poco risollevarci, perché altrimenti veramente non so dove dobbiamo andare, insomma. L'associazionismo può Quindi essere un ecco, buon strumento. ritornando all'associazionismo, serve. Io penso che sia così, in qualsiasi tipo di associazione, per tutte le donne, c'è grande scelta, ognuno può scegliere l'associazione che vuole a secondo le proprie tendenze, a secondo l'età, ecco, per esempio, l'ho detto, io adesso posso fare quello che magari non posso fare prima, pur essendo parte dell'associazione di anziana, ma adesso posso fare di più perché sono più libera dal lavoro, sono pensionata, i nipoti sono grandi, quindi finalmente mi sono liberata con i loro, quindi a un certo punto sta là, il cuore, capisce? E quindi voglio dire che ho tempo, però ho tempo sì, ma non è che posso proprio dedicarmi completamente al mio corpo, insomma, come l'ho fatto ad una certa età. Perciò io dico a Lucia, avete l'età giusta, l'età bella, grazie, diceva l'età bella, giovane, giovane e bella. Ricordo una volta il professore De Luca, pure quando avevo più o meno la vostra stessa età, in passato, mi parlava sempre, non so se vi ricordate, Rosé, 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 diceva, Momo sei meglio, io perché dopo, arrivaci a mandare, piano, 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 Ci piano, manca, si controlla. si trova, si fa marcire, ed è così, veramente è così, per quanto uno ci voglia mettere una buona volontà, non ce la fai più, insomma, non hai proprio le forze fisiche per farlo. Quindi il momento buono per la donna, questo suggerimento, dovrebbe essere veramente questo, il posto. Quindi allora noi ci affidiamo a loro, alle giovani, a mio te perché sei giovanissima, quindi non deve essere anche se sposa, affidiamo a loro per poter un po' risolvere la situazione non solo della partecipazione, che bisogna invogliare le donne a partecipare a quello di più, perché più ne siamo e più forse possiamo dare un contributo maggiore, almeno questo è lo spirito. Ma se no qua vedete come stasera ci ritroviamo più uomini che donne, perché la maggioranza, sì, noi siamo contenti, siamo veramente contentissimi di questa partecipazione maschile di questa sera, è vero, è così, io l'ho notato. Ho visto che veramente diciamo, da loro ci fa piacere. Quindi cosa ci dici tu della tua esperienza nuova, nuova fino a un certo punto? Perché mi pare che tu sia stata, non so, correggimi, prima hai fatto parte anche dell'associazione dei commercianti. Ecco, vedete, con i passetti si fanno una volta, noi facciamo un po' la cosa, quindi entriamo in associazione, vediamo un attimo, vediamo quello che è, e poi magari insomma cerchiamo Ci di andare avanti, possiamo andare a dire. Quindi ecco, tu sei passata dall'associazione dei commercianti e adesso ti ritrovi presidente di un'associazione che ha festeggiato da poco 40 anni, quindi è una signora associazione, e solo che 40 anni fa mi pare che io c'ero, ma non nell'associazione, c'era solo Vaga, ma non
non mi risulta che ci fossero delle donne iscritte al ruolo di avvocato, vero Rosa? Tu potresti darmi. Invece ora era perfettamente maschile, è nata maschile l'associazione, era a livello nazionale, un'associazione importante, ma sono i uomini che sono stati i primi ad essere. Invece ora vedo una maggiore partecipazione, non ho notato questo, vero? Ci sono più donne e quindi e noto anche che vi muovete abbastanza bene, non perché gli altri non sono mossi bene prima, ma vedo veramente che vi state dando da fare. Io ammiro questa vostra presenza, questa vostra attività e vorrei sapere da te come ti trovi in questa particolare situazione. Lo so che ci sono anche dei momenti. Veramente mi approfitto prima del crollo. Prima di parlare di quella che è la mia esperienza associativa e quindi impegno del sociale, voglio dire una cosa su quello che ha detto Rosa, che è stato interessantissimo, no? Ha toccato veramente le fasi salienti di quelle che sono state le prime manifestazioni delle donne, poi il femminismo e poi tutto quello che ne è derivato, no? E abbiamo avuto tanti benefici da queste lotte, però non penso che ci dobbiamo sentire arrivati, perché così come ha detto prima il sindaco, un mondo civile lo deve dimostrare sempre, no? Ci troviamo addirittura in alcune zone africane, asiatiche, dove la donna è trattata veramente come un animale, no? Non c'è veramente rispetto dell'individuo. E gli viene inculcato da bambina all'obbedienza, no? Non c'è una libertà di pensiero, non c'è una libertà morale, di sentimentale, addirittura gli viene imposta anche chi sposare. Quindi queste sono veramente, io non lo so, io con... E quindi veramente non c'è la scelta di poter essere istruita, quindi l'istruzione, perché governare una donna ignorante è sicuramente più facile che governare una donna che ha l'esperienza e che ha la volontà di ribellarsi a determinate cose. Quindi penso che veramente questo 8 marzo è una giornata, io non la vivo mai come una festa, è veramente una giornata per riflettere e è una giornata per continuare a lottare per rispetto di chi l'ha fatto prima di noi e per chi ha ancora bisogno di queste lotte. Naturalmente è una lotta fatta con le parole, col dialogo, perché bisogna portare veramente a riflettere l'individuo su determinate cose, ma al di là della donna proprio il rispetto del bambino, dell'individuo in sé per sé, come essere umano che ha capacità di intelletto e che ha capacità di sentimento. Quindi ed è bello ricordare che forse Rosa questa cosa non l'ha toccata proprio perché è nata la festa della donna, proprio per un incendio della... Pensavo che è stato un peccato non vedere il video, perché Teresa aveva scelto veramente un bel video che toccava veramente queste parti importanti, no? Di queste varie manifestazioni avvenute dalla fine dell'Ottocento fino al 62, veramente erano toccate un po' tutte, fino alla donna nell'Ard, era veramente molto interessante. Non lo so, dopo ci proveremo di nuovo e vediamo se... ci hanno poi contato questa volta. E quindi, questo è importante, ecco, ricordare quell'incendio che ci fu alla Cotton di New York nel 1908 e quindi queste donne che si erano così ribellate ad una situazione lavorativa veramente disumana e furono chiuse all'interno di questa azienda tessile e scoppiò questo incendio e morirono tutte queste donne. Quindi questo è il mio messaggio principale. Quello che è poi il mio impegno nel sociale e nella promuovo, così come ricordava la nostra coordinatrice, è nato prima l'associazione commercianti, no? Iepina, insomma, qualcosa. Perché vi vedo sempre insieme ancora oggi, quindi certo. Questa collaborazione, questa intesa certo. Continua anche se lavorate in un'associazione diversa. E questo è importante, è bello perché ora mettere del fresco. È così, insomma, i miei primi passi. Ecco, Martino va via, però Martino quando era presidente dell'associazione. Proprio voi. Proprio quando l'associazione muoveva i primi passi, ecco, io ho dato una mano all'associazione e poi insieme a Pina l'abbiamo portata avanti. Poi si è così data l'opportunità di questa... All'epoca era Martino, poi il presidente onorario, poi sì. E niente, poi alla fine c'è stata la possibilità di questo coinvolgimento in prologo e niente, io... Personalmente ho avvicinato tutti i ragazzi del direttivo, no? Perché io penso fortemente che un associazionismo è un'associazione importante quando c'è una squadra, quando c'è un gruppo che lavora ed è affiatato, in tutto c'è del rispetto reciproco e si persegue lo stesso fine. E quindi ho avvicinato io personalmente tutti i ragazzi del direttivo, è un direttivo giovane, abbiamo una media di 33 anni, no? Quindi veramente un direttivo giovane.
E io faccio i complimenti ai genitori di questi ragazzi del direttivo Prologo, perché veramente devono essere orgogliosi, perché io non ho mai sentito da parte dei ragazzi del direttivo della Prologo voglio andare via da solo paga e voglio prendere un lavoro altrove. Mi fa piacere, quindi significa che veramente sono stati educati al senso dell'appartenenza, della radice. Quindi questa è una cosa importante, io non lo so, in sala vedo qualche genitore, quindi veramente gli faccio i complimenti, no? Perché sono dei ragazzi sani, sono dei ragazzi che veramente ci mettono del loro sempre. Ed è vero, è puro associazionismo questo, no? Fatto soprattutto da giovani che hanno la volontà di cambiare alcune cose. Noi adesso è quasi un anno, no? Che lavoriamo per la Prologo e fin dai primi passi, insomma, abbiamo voluto dimostrare che una Prologo può essere una Prologo attiva in tanti campi, no? Abbiamo toccato diversi campi, ci siamo cimentati nella prima manifestazione che è stata la Ballata dei Briganti, e che è una manifestazione che ha riscosso molto, molto successo, no? Sia sotto un profilo culturale che sotto un profilo folcloristico. Però quello che mi viene da dire è che fin da questa prima manifestazione mi sono accorta di una cosa, no? Che quelli che partecipavano erano più persone esterne, solo paga. Quindi forse di questo noi abbiamo bisogno, no? Del condividere le cose, non solo la manifestazione in sé o l'iniziativa, ma proprio come comunità dobbiamo ricompattarci ed essere uniti, perché tante volte nelle riunioni, appena c'è stata, no? Viene fuori Cusano, Paupisi, ma Cusano, Paupisi hanno una comunità forte che ha l'entusiasmo e la voglia di fare per il paese. Cioè veramente 20 persone Prologo che si muovono non basta per poter portare avanti delle manifestazioni impegnative. Noi abbiamo fatto il filo d'olio e questa una settimana fa e anche in quel caso c'era gente che veniva da Caserta, da Salerno, da Napoli e mi sono chiesto, ma i solopatesi dove sono? Quindi io quello che dico è prima di tutto, naturalmente chi è presidente delle associazioni ha un compito maggiore, no? Sia io che Pina abbiamo sempre cercato di essere presenti come associazione perché è giusto condividere le iniziative delle altre associazioni, quindi il prendere parte è importante. È anche una manifestazione di rispetto, no? Per chi sta facendo delle cose e non le sta facendo per se stesso, ma le sta facendo dietro, c'è veramente tanto, tanto lavoro. E quindi è il caso veramente che tutti un po' ci informiamo, addirittura uno che veniva da fuori ha chiesto davanti al comune, sentite dove si fa la manifestazione Filodol, e questo gli ha detto solo paga e un binario finito. E allora poi in questi casi mi cadono le braccia perché evidentemente non c'è una volontà di fondo di reagire a questo assopimento, no? Dobbiamo veramente reagire tutti insieme perché altrimenti se prendiamo coscienza in pochi, in 30, 40, 50 non riusciremo, veramente tutto il paese deve reagire a questa situazione e condividere non solo le manifestazioni ma le iniziative. Noi stiamo facendo con la festa dell'uva e qui c'è il sindaco di fare delle assemblee aperte, no? In modo che tutti possano portare il loro contributo e questo ci fa piacere che ci sta partecipazione, no? La festa dell'uva per me è una festa importante, una festa che veramente nasce in sordina e forse il primo a crederci è proprio Giovanni Minauro, no? E poi lo porta avanti e Rosa ha ereditato qualcosa di importante, Rosa ha dato una forte spinta, è stato veramente un grande presidente, veramente mi sento in ombra vicino a lei e quindi io penso che ogni occasione è giusta per partecipare, per farci sentire, perché è bello leggere anche sui giornali che a solo paga si fanno tante cose e veramente per il filo d'olio siamo stati su tutte le testate e questo è importante, io spero che il prossimo anno ci sia più partecipazione e soprattutto una situazione accorata, questo io quello che do l'augurio per solo paga per i giovani, perché quando c'è veramente la volontà di cambiare le cose le si può cambiare solamente insieme. Questo serve l'associazione. L'associazione serve per prendere corpo un pensiero, perché il mio pensiero resta solo se è solamente mio. Se invece lo porto all'interno di un'associazione riesco a creare un dialogo, un dibattito, veramente può prendere corpo. Io non voglio togliere, perché c'è tanta. Grazie, sono molto brava, ho fatto comprendere tante cose. Attraverso queste cose cominciamo a conoscere anche le persone, quindi cominciamo a conoscere meglio te, io te li conoscevo.
ci siano delle donne come te, vero? No, siamo contenti. È stato un testimone o persone molto particolari. Quindi veramente tanto piacere ascoltarti e noi facciamo tanti auguri a te e anche a tutto il tuo lavoro. Quindi, però ultimamente la presenza dei giovani è fondamentale e importante, questo lo vediamo perché nella situazione che, dove non c'è questo rinnovamento, non c'è questo rinnovamento di persone nuove, effettivamente è destinata a morire. Oltre al rinnovamento la continuità, è importante quello, perché altrimenti c'è tanto lavoro e poi viene demolito. Effettivamente, questo è brutto, perciò ho accennato ancora al centro, al CIF, insomma, non è che io faccio un'altra cosa, però non ci sia un'altra che mi può sostituire, e deve finire tutto, quando invece è un'associazione che ha fatto tanto, portare tanto, ed è importante e fondamentale. E purtroppo è così, forse prima ecco, non c'era questa volontà tra le donne, voglio sperare che le donne di oggi, non lo so, siano molto più, secondo te come le vedi queste ragazze, ti ho detto dei giovani in generale, ma io voglio parlare della donna che fa parte della tua associazione. Così come Rosa ha fatto un quadro generale di questa società, veramente i giovani non sanno in cosa credere, questa è la grande crisi del momento, cioè c'è una crisi, prima si lottava, no? E le lotte le facevano i giovani. Oggi non sanno nemmeno per cosa votare, non ci sono più i principi di una volta, voglio dire anche i partiti, no? C'è qualcuno in sala, destra e sinistra, e prima si sapeva che uno condivideva il divorzio, l'altro lo... Oggi c'è talmente una confusione che nemmeno i giovani riescono a reagire. Io per quanto riguarda la mia personale ecco, impegno, devo dire che chi ne forse ne paga le spese, io lo faccio veramente senza il senso del sacrificio, mi viene veramente naturale, mi viene naturale dedicarmi al volontariato. Invece chi poi ne paga, me ne rendo conto, a volte è la mia famiglia, no? Perché sono i miei figli, mio marito, che tante volte, voglio dire, deve pensare lui alla cena, oppure pensa di mettere la camicia X e che non è stirata o pulita, quindi no. E questo forse è anche la crisi del momento che stiamo vivendo, no? La donna è fondamentale, è un punto di riferimento nella società e nella famiglia soprattutto, ecco perché c'è un po' questa crisi. No, è la donna che non è che ritorna facilmente in casa, perché ha capito che può stare meglio fuori, nel senso che può dare una mano, una mano. Dà una mano, perché è importante che diamo questo messaggio che nonostante le difficoltà della famiglia è importante che lavoro uscire fuori. Come diceva il vostro collega, puliamo meno le case a casa. Infatti, puliamo meno la nostra casa e andiamo a pulire un pochino le piazze. Le piazze, importante per dire, impegniamoci perché se lasciamo qualcosa a casa fuori posto non è importante, ma è importante invece andare nella società, dentro la società, perché si ritorce sulla stessa nostra famiglia, sui nostri stessi figli, quindi è importante. Questa, quindi se non ci pensano gli altri ci dobbiamo pensare noi che siamo delle donne, quindi sempre noi il peso anche di questo cambiamento che speriamo che avvenga al più presto possibile. Passiamo subito, anche per non togliere molto tempo, alla giovanissima presidente invece della giovanissima, io mi vedo sempre giovane, quindi dico giovanissima, sicuramente una vita, dell'associazione dei commercianti. E quindi vogliamo sentire un po' la tua voce, la tua esperienza, fai parte solo della, hai fatto parte anche della un'altra associazione? No, lei è socio promo. Sei socio promo. Ma anche no, socio promo è che andate voi due, come c'è il tesseramento, ma in ah, quindi vedete, allora quando c'è un'associazione si tiene voglia di far parte, però come succede? Siamo sempre le stesse, come si dice, ma poi è così, siamo sempre le stesse, perché noi invece no, bisogna partecipare a persone diverse, quindi proprio perché possiamo veramente collaborare un po' con tutti. E come sostenere, no? Non è vero. Insomma, anche partecipare a sostenere. Allora, scusa. No, prego, io...